trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa puntata parliamo della seconda variazione di bilancio approdata all'attenzione dell'organo legislativo regionale durante l'ultima seduta e riguarda il bilancio di previsione 2021-2023. Discussione in aula della seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 e degli interventi normativi collegati. A illustrare le due proposte di legge in aula è stato il Presidente della Commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra Regione. Innanzitutto, una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni, ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023, questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione toscana. Ci sono però delle misure effettivamente innovative da un punto di vista finanziario e in particolar modo ricordiamo 53 milioni di euro che vengono destinati alle aziende sanitarie e sono finalizzati al rilancio delle politiche di investimento delle aziende sanitarie e quasi 9 milioni di euro che vengono destinati al settore dello spettacolo, un settore che dalla pandemia è stato pesantemente alterato e che ha bisogno di un sostegno effettivo da parte delle istituzioni pubbliche. Il consigliere della Lega, vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, ha aperto il dibattito chiedendo alla Giunta, in particolare al presidente con delega in materia Eugenio Gianni, di rispettare la centralità dell'Aula. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio. Da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole, occorre aprire una riflessione congiunta con ecco, maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture perché i soldi ci sono, a volte manca ecco, eh, i tempi di realizzazione, eh, la chiarezza appunto, sulla programmazione, questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana, eh, questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella eh, sul buco di bilancio eh, della sanità e per dire una delle disposizioni si è cercato di eh, caricare sul bilancio eh, del eh, Consiglio diciamo, della Giunta regionale il debito eh, di, in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Francesco Torselli, capogruppo Fratelli d'Italia, ha rivolto tre domande al governatore che toccano tre missioni contenute nella manovra salute, infrastrutture e transizione ecologica. È una variazione di bilancio molto particolare perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità. Altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale, ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana, vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte, la FIPD, sul trasporto ferroviario regionale. La Regione Toscana oggi taglia 8 milioni di euro, 8 milioni di euro alla transazione ecologica. E all'efficientamento energetico, 8 milioni di euro che erano previsti per l'efficientamento energetico del 2021 rimandati al prossimo triennio. Quindi, o il mantra serve solo in conferenza stampa, o evidentemente c'è qualcosa, c'è un cortocircuito che non torna. Voto positivo alla variazione di bilancio da Stefano Scaramelli che ha espresso condivisione per l'impianto organizzativo che non va ad incrementare l'imposizione fiscale per i cittadini. Aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti e abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto agli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. Di fatto vengono sostenute alcune, eh, alcune istanze sicuramente condivisibili, ma niente di più. Ci si riduce soltanto a piccoli interventi che mancano di una visione di più ampio respiro, a una programmazione che di fatto è quello che avviene ogni volta che ci sono delle variazioni al bilancio. La cosa che più ci preoccupa è che ci sono una serie numerosa di rimodulazioni delle spese che ci fanno capire che c'è un problema di capacità di spesa, di programmazione e di realizzazione di prono, cronoprogrammi in molti progetti e questo è un problema che interessa gli enti locali e che probabilmente ci dovrebbe interessare in un'ottica di coordinamento tra tutti gli enti locali e il governo, ma soprattutto della capacità della Regione di riuscire a fare una cabina di regia su questo. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza le leggi riguardanti rispettivamente gli interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e la variazione al bilancio 2021-2023. Sul primo atto il Consiglio regionale ha registrato 23 voti favorevoli e 14 contrari, sul secondo 22 sì e 14 no. È passata anche la modifica alla legge 65-2014 della Toscana, la cosiddetta legge Marson in materia di urbanistica ed edilizia. Favorire interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio nell'ottica della semplificazione. È l'obiettivo della modifica alla legge regionale 65 del 2014 della Toscana, nota anche come legge Marson, approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale dall'Aula di Palazzo Pegaso. Tra le novità introdotte dalla legge c'è cioè la modifica alla nozione di ristrutturazione edilizia, che è stata ampliata. Inoltre, la possibilità di comprendere anche interventi di aumento di volumetria, la proroga del piano operativo dei comuni da 3 a 5 anni, il dimezzamento dei tempi di attesa per le autorizzazioni sismiche la modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31, il recepimento di una norma della Corte Costituzionale e del decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire ai cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il eh, recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico. Insomma, abbiamo fatto queste, queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni eh, di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, eh, abbiamo normalizzato e meglio definito i, cosa, si, cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di scia o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Questo era un provvedimento davvero molto atteso perché Consente in questo modo ai cittadini di poter davvero ripartire per l'intercettazione del superbonus, ai professionisti di lavorare e alle imprese di investire nel nostro territorio. Le, le modifiche sono, sono interessanti, vanno a, sono volte al recupero cosa che noi eh, diciamo da sempre: quello che c'è va recuperato anche perché ci sono molte aree che sono degra degradate in Toscana, e, e va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio dalla seconda commissione perché quando si parla di agriturismi e c'è una legge in discussione in seconda commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora, e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore, altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Quindi io credo che ci sia un po' di scollamento nel PD in questo momento perché vediamo che la Giunta presenta le cose, il suo Consiglio gli boccia gli articoli e vediamo che le commissioni non parlano tra di loro. Quindi un problema politico lo rileviamo. Rileviamo però che finalmente, come diceva già il centrodestra nel 2014, la legge Marzon si è, sono resi conto anche al centro sinistra che non poteva funzionare e l'hanno totalmente stravolta. Una modifica importante a legge Marzon che entra nel merito, c'è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri, ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione noi, con la quale ce l'avamo proposti in campagna elettorale allo stesso tempo. Nei prossimi ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step che è quello che noi abbiamo depositato che eliminerebbe la doppia livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi che era una parte saliente del nostro programma. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76-2020 del Governo che si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65 sulle tolleranze eh, sulle altezze, su, intro, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza dei procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che grazie diciamo, al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. Si avvicina la ricorrenza della festa della Toscana che quest'anno verrà dedicata alla lotta ai linguaggi d'odio. La Toscana sta dalla parte dei diritti, della libertà, dell'accoglienza e del rispetto dell'essere umano da 235 anni. Per celebrare questa scelta e per rinnovare l'impegno, attualizzandolo ai tempi che stiamo vivendo, l'edizione 2021 della festa, istituita con legge nel 2001, si intitola Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio. La Toscana, terra di diritti. Saremo la prima Regione d'Italia a. Eh, sottoscrivere il manifesto e le parole non ostili, diremo con forza che la Toscana è una terra che non odia, non lo faremo da soli come Consiglio regionale, lo faremo insieme ai sindaci, lo faremo insieme alle scuole, lo faremo insieme eh, alle associazioni. Questa è una festa di tutti i cittadini e di tutte le cittadine della Toscana e vogliamo davvero continuare questa grande campagna di sensibilizzazione che è iniziata nelle scuole portando la Costituzione sui temi della legalità, sui temi della violenza e dell'odio in rete. In gioco ci sono i valori fondativi della nostra regione e vorremmo trasmettere, specialmente alle generazioni più giovani, che l'impegno in politica di tutti, indifferentemente dai colori politici, è quello di sostenere le battaglie per i diritti e di fare in modo che la Toscana sia sempre dalla parte giusta della storia. Ovviamente un'iniziativa che è bipartisan, voluta dall'Ufficio di Presidenza, indifferentemente dagli orientamenti politici. Il Consiglio regionale sta dimostrando a se stesso e ai toscani che ovviamente non c'è bisogno di tirar fuori le bandiere dei nostri partiti quando i valori sono condivisi e questo fa forte di una regione e di una terra come la nostra, piena di principi e di valori come la solidarietà, la... il rispetto della persona e soprattutto una grande cultura. La festa di tutti i toscani. Tant'è vero che parteciperanno numerosi primi cittadini della Toscana, qui verrà data eh, su mia idea eh, la bandiera della Toscana. E poi sfileranno eh, per arrivare fino a Piazza della Signoria con il la sfilata dei gonfaloni, che sarà un momento molto eh, toccante, molto partecipativo, proprio per dire che la Toscana sta ripartendo tutta insieme con eh, le amministrazioni locali, insieme con eh, le istituzioni regionali. Il tema è stato un tema condiviso perché eh, siamo particolarmente orgogliosi che il Granducato di Toscana sia stato il primo Stato al mondo ad aver abolito, abolito la pena di morte e deve continuare l'impegno oggi eh, nella con lotta contro le parole d'odio che possono colpire chiunque e per questo devono trovare l'impegno di ciascuno di noi per combatterle. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione sulle attività del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.